piano che è stato messo in campo da tutte le istituzioni è un piano molto serio, molto credibile, molto convincente e molto fattibile. Ovviamente in un momento di grave complessità, perché chiudere per 35 giorni il termovalorizzatore di Acerra nell'ambito di un ciclo dei rifiuti che è molto complicato e si regge su equilibri sottili, non è vicenda che si può affrontare senza preoccupazione, perché dobbiamo comunque gestire qualcosa come 70-80 mila tonnellate di rifiuti da qui a metà ottobre. Il piano che è stato messo in campo è un piano che non prevede nuove discariche, che non prevede siti di stoccaggio ex novo, prevede di utilizzare dei luoghi già utilizzati per i rifiuti per la trasferenza provvisoria di questi quantitativi di rifiuti, perché se qualcun altro invece pensa che questi rifiuti non debbano essere messi da nessuna parte, sta magari anche inconsapevolmente pensando che i rifiuti devono rimanere per terra. E se i rifiuti rimangono per terra c'è emergenza, se ci sono i rifiuti per terra ci sono roghi e quindi c'è danno alla salute e danno all'ambiente, e soprattutto se c'è emergenza c'è camorra, affari e politica, come durante l'emergenza del passato hanno poi lucrato e che ancora oggi ne paghiamo le conseguenze. Quindi invito tutti ad essere tranquilli, perché si sta facendo un lavoro enorme in una situazione di difficoltà, si sta lavorando bene, il piano è entrato nel pieno della sua attuazione e se tutto funziona come deve funzionare, non solo